Oppla! Alright, continuiamo ad andare su un moto di cui io non capisco una beneamata minchia. Allora, eccoci qua, Aprilia Touareg 6,60. Dati tecnici non ne parleremo tanto perché, ragazzi, se volete la recensione completa, come sempre vi invito sempre a guardare il canale di DAVR, che lui fa i test ride per mestiere, quindi e poi la moto è sua, ha fatto un grande test ride. 80 cavalli, stesso motore che montano praticamente l'RS 660 e la Tuono, tutte diverse in cavalleria solamente per una questione elettronica. Moto chiaramente votata soprattutto all'off-road oppure a Napoli. In che senso? Se il Transalp era perfetto per fare le rapine, questa è 10 volte meglio del Transalp. La prima volta che guido una moto così alta, e poi così, con l'anteriore così alto, più che altro non capi, quando acceleri non capisci se sta impennando o no, praticamente, perché si stacca completamente da terra, cioè ti dà l'impressione di staccarsi da terra, ma in realtà non è così, ma non lo percepisci, è una sensazione strana per chi non è abituato, eh. Primo allungo, mamma mia che bel motore, lo sapete ormai come le provo le moto, cerco sempre di farmi una salita e una discesa dove la prima salita è per conoscerci, però devo ammettere che questa moto onestamente non necessita proprio di essere conosciuta. Questa moto ti dà del tu e si fa dare del tu in minuti. Ora la pennelliamo un po'. Che bel sostegno che ti dà. Pensavo fosse molto più morbida, invece te fa parià. Bellissime prime impressioni, mo però scendiamo un altro po', giriamo, tiriamole un po' il collo. Tanto da VR è nufrato, aiù! Quello che succede, succede. Peraltro gomme, cioè gomme non proprio al 100% stradali, ma direi un buon 70% strada, 30% off-road. Eppure in questa prima salitina mi sono piaciute, pure in questa prima discesa. Ok, alright, si è appannata tutta la visiera, tutta, intera. Intera proprio, si è appannata tutta. Peraltro ragazzi, guardate che belle ste che giriamo tanto, Davide. Outback, belle, ha fatto pure il video dove la mette a terra e non esce con nemmeno un graffio, quindi onestamente spettacolari, belle belle belle. ATC1, anzi ATC off, ABS posteriore, ABS posteriore disabilitato, ah! Che bello. Devi schiacciarlo forte. Allora, però posso dire una cosa, assai particolare sto motore, perché ti aspetteresti un tiro un po' più in basso, invece tira molto in alto per essere un bicilindrico. Ti aspetteresti decisamente che sto motore tira molto più in basso, invece secondo me c'è il picco di coppia un po' alto. Derapa, derapa. Sai che c'è? Famola proprio qua sta manovra prima che arriva sto autobus. Però un po' sbanda quando gli levi le marce belle alte. Bello! Ah, se gli levi con prepotenza inizia a diventare abbastanza divertente, eh? Bellissimo come derapa quando viene l'EV2 col cambio elettronico. Bello bello bello, c'ha ancora tanto grip queste gomme, quindi ti mantiene una bellezza. Wow, bella bella bella, molto divertente, mi sto divertendo a morire.
cioè va il giusto per queste strade. Però posso dire una cosa, comoda comoda, cioè la posizione è comodissima perché la triangolazione del manubrio con le pedane, con la sella, chiaramente è di quelle, come dicevo prima, da poltrona. Però stanca quando la guidi, inizi a guidare un minimo forte. Non pensavo, pensavo meno. Invece quando inizi a tirare le frenate, a sentirla scodare un po', dare un minimo più forte, ti fa, ti porta un po' di stanchezza. Posa pranzo finita, mo riproviamo questo PC. Non è vero, è troppo bella. Easy Block ci abbiamo levato. È facile, però la leva. È easy. È Easy Block. Vai, vai, leva il mio nel frattempo, vai. Questo non è Easy Block. Comunque sì, confermo immediatamente le sensazioni di prima. La confidenza che ti dà questa moto proprio in 3 secondi è spaventosa, cioè non me l'aspettavo proprio. Questo cambio elettronico è fantastico, ma tutta l'elettronica è fantastica, lavora veramente da Dio. Che bella questa moto. Però mi devo levare lo sfizio con sta moto, mi devo fare un motovlog nel traffico. Perché secondo me la sconnettiamo. Oddio, santo Dio. È una moto enduro, ma non è che mi devi sbattere dentro alle frasche. Che bello ragazzi, che sensazioni che ti dà questa moto. C'è pure sto anteriore che si alleggerisce, veramente una cifra. Ma da Piera, raggirato e mo becco che scende a cannone. Sì, eccolo qui. Mentre arriviamo a girare, tiriamo un attimo le prime conclusioni. Questa è una moto che, oh, raga, è divertente, è facile. C'è un'elettronica che per il prezzo è della Madonna. Il motore è calibrato alla perfezione, forse ti aspetteresti la coppia un po' più giù e magari ti farebbe variare anche un po' di più. Però è fantastico questo motore. La postura, ci viaggi easy, ci vai nel traffico easy e la tiri anche easy. Peraltro c'è anche il cruise control, quindi spettacolo. Prezzo, siamo tra i 12 e i 13 mila euro e secondo me è un prezzo onestissimo per sta moto. Frena da Dio, sospensioni ti sorreggono in maniera veramente efficiente, strumentazione chiara, devo essere sincero, va veramente bene, ti dice quello che devi sapere. Bella, 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 una delle moto che da quando ho iniziato a portare un po' limitatore, da quando ho iniziato a portare un po' di test sul canale, forse è la moto che mi ha convinto di più, può essere. Consumi, sicuramente vi ho detto ragazzi, se volete una bella recensione approfondita, assolutamente passate sul canale di Davide, che lui fa una cifra di test e questa ormai l'ha scandagliata per bene. Risaliamo, tanto il buon Davide si ferma più su. E vabbè ragazzi, direi che per questo video a questo punto è tutto. Come sempre un video molto leggero, delle recensioni molto unprofessional, ma che comunque secondo me riescono a farti capire abbastanza bene quanto può andare una moto. E poi soprattutto io fortunatamente o sfortunatamente non ho vincoli, quindi posso dire quello che cazzo voglio io delle moto. E l'avete visto con l'MT-07, la 307, questa mi ha convinto. Gran moto, gran moto, gran moto, gran moto. E va bene ragazzi, ci siamo detti tutto. Piano, piano, piano. Ciao a tutti. Ma quando cazzo sono cresciute ste piante, oh?